Damasco e strutture di Belte nel Bresciano. Claudio Lotito vuole all'Italia. La manifestazione di interesse del patron della Lazio è stata depositata e formalizzata ieri. Adesso Lotito dovrà dialogare con Ferrovie per dimostrare di avere realmente la capacità di entrare nel nuovo asset che dovrebbe gestire la futura Alitalia, insieme proprio a FS e Delta Airlines. La procedura di infrazione europea va evitata in tutti i modi, farebbe male all'Italia ma anche all'Europa. A chiarirlo è il ministro dell'economia Tria, secondo il quale bisogna arrivare assolutamente ad un compromesso con una trattativa e un dialogo costruttivo. Salvini frena una commissione uscente vecchia e delegittimata dal voto delle europee. Non può imporre scelte e sanzioni a governi e popoli. Nuovo salvataggio nel Mediterraneo da parte della ONG Sea-Watch. Il nostro equipaggio ha da poco concluso il soccorso di 52 persone da un gommone al largo della Libia, a circa 47 miglia da Zawiya, scrive l'organizzazione umanitaria su Twitter, spiegando che dopo aver avvistato l'imbarcazione sono state informate le autorità competenti. Calcio, nessun addio al Manchester City nel 2020, nessuna voglia di cambiare. Pep Guardiola smentisce per l'ennesima volta le voci che continuano a circolare sul suo conto. Non prendo anni sabbati. Le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho 2 anni di contratto e se non mi mandano via, resterò. È tutto, a più tardi. Il radiogiornale è stato offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di radice. www.famevo.it. CRT, musica ed emozioni. Il programma è offerto da azienda leader nel settore, Marra Trading SRL. Si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti. Come ultima puntata Angelita di questa strepitosa stagione di Top Music Web, ma poi lo diremo più tardi, c'è anche una piccola novità, un piccolo progetto per quest'estate che Top Music Web farà, diciamo, una versione summer per un po' raccontare e ascoltare soprattutto la musica dei gruppi che ci hanno che sono venuti qui in Italia. Poi ne parleremo più avanti. Allora, questa sera è una puntata un po' particolare, Angelita, perché parleremo di musica e libri. Musica e cultura, Francesco. Esatto, e cultura, perché abbiamo già al telefono lo scrittore del libro La scomparsa della musica. Prima di presentare lo scrittore, un po' diamo il benvenuto agli ospiti che stanno qui in radio, che poi comunque parleremo anche con loro. Buonasera ad Enzo. Ciao, buonasera. Enzo, che è il presidente, giusto? Sì. Dell'associazione Civitas. Ne parleremo nella loro attività anche nell'ambito qui a Mirabella, diciamo che fa parte del Minarda Mirabella. Sì. Ok, allora invece diamo il buonasera, è un onore veramente. Abbiamo al telefono Antonello Cresti. Buonasera, Antonello. Buonasera, Antonello. Buonasera a tutti voi e buonasera ovviamente agli ascoltatori. Come va, Antonio? Tutto bene? Va bene, è caldo anche qui a Firenze, oggi un po' meno, però insomma si suda anche qui da noi. E penso che non come qui in radio, assolutamente. No, credo proprio di no. Assolutamente. Allora, Antonello, stasera parleremo con te di questo libro che insieme a Renzo Cresti, che non è tuo fratello o un tuo parente, diciamo, no? Non è un mio parente, è una buffa coincidenza, ma effettivamente non siamo parenti neanche alla lontana. Ok, allora ci puoi raccontare innanzitutto chi è Antonello Cresti? Dunque, io mi piace definirmi con questa espressione che è agitatore culturale, perché effettivamente non ho un unico ruolo ben definito. Quello che faccio sostanzialmente è la scrittura di libri, ma anche l'organizzazione di eventi culturali su tutto il territorio italiano e anche in qualche maniera provare a creare una connessione tra artisti, intellettuali che siano un po' fuori, diciamo, dai luoghi comuni, fuori dal pensiero unico. Tra l'altro lì in studio con voi c'è Enzo dell'associazione Civitas, che conosce bene il nostro percorso, perché poco più di un mese fa ci siamo trovati proprio a battezzare
a Grotta Minarda la sua associazione. Certo, Quindi grazie. mettendo insieme tutte queste cose, diciamo, si cerca di dare un contributo un po' a dare un po' di vivacità, ecco, a una proposta culturale e artistica che altrimenti rischia di essere schiacciata troppo sulle coordinate di ciò che va troppo per la maggiore sulle televisioni, sui quotidiani, un'unica voce. Cerchiamo di creare anche, insomma, degli spazi di alternativa. Ok, Antonello, prima di continuare volevo ricordare, Angelita, i nostri contatti, a Sì. parte che ci possono vedere sulla pagina Facebook di CRT, quando siamo belli, salutiamo dall'altra parte. Buonasera Siamo amici di anche in CRT diretta Instagram. Instagram, è tornata la Finalmente, diretta di Angelita su Instagram. E se volete fare qualche domanda al nostro scrittore, amici qui in studio, WhatsApp 328 88 12 5. 0 06, mi raccomando, scrivitici, cioè... mandateci un bel messaggino. Ok, che non è, diciamo, Non è un italiano, però non è un errore, lo diciamo l'abbiamo. giusto per, Ecco. stasera abbiamo anche lo scrittore, quindi Non possiamo, esatto, lo diciamo assolutamente. giusto per così, per Facciamo scherzare. figuracce, Esatto, no, Francesco, mi assolutamente, raccomando. assolutamente. Allora, Antonello, noi diciamo di andare un attimo in musica, così prendiamo anche noi un po' d'aria subito qui, Minimo. perché stiamo facendo la sauna, Antonello. Ci vuoi proporre una canzone? Tu che io vi ho proposto un artista che sento molto vicino, sia per un discorso professionale, perché l'anno scorso abbiamo realizzato con lui un docufilm sulla sua vita, sia proprio in termini esistenziali, perché è un cantautore che è riuscito veramente a condensare in musica una visione spirituale molto coerente e forte. E sto parlando di Jorge Misasca, che tra l'altro è stato collaboratore stretto di Franco Battiato, autore per Alice, Milva, Giuni Russo, ultimamente anche Biagio Antonacci. Insomma, è un personaggio non notissimo, ma insomma di quelli da scoprire. Va bene, lo ascoltiamo con Nuvole Bianche. Veloci nel vento attraversano i mari della relatività, le associazioni abituali della mente, le esigenze ereditate dall'antichità, i clamori quotidiani delle metropoli che annullano ogni senso. Nuvole bianche attraversano costellazioni di cemento, viaggiano in alto al di sopra del maestro. Certamente sì, Ok, attenzione grazie. Antonello alle domande della Ciccone, Ma non sono è vero, ma famosissime, non è mettono vero. sempre in difficoltà. Ma non è vero. Allora, senti Antonello, io... e mi incuriosiva questa quest'immagine di queste persone, che poi mi sembrano un po' sempre le stesse, con queste trombette. Voglio capire il perché di questa scelta. Come mai hai scelto di mettere in copertina una banda musicale, penso sia, giusto? Sì, esattamente, esattamente. Quella è una grafica ripresa da una foto dei primi del Novecento e tu giustamente notavi che sono sempre le stesse persone, quindi Sì. c'è una, no? È un piccolo gioco per indicare che la musica viene utilizzata per propagandare sostanzialmente delle idee, no? Per propagandare le idee di sistema, e che quindi è come se noi fossimo sottoposti tutti i giorni al suono di una banda militare composta da questi uomini senza volto, che non hanno neanche più una individualità. Quindi diciamo che il gioco dell'immagine era dare questo messaggio. Poi ci piaceva in qualche maniera graficamente anche giocare Con il con un colore? tipo, sì, con i colori molto marcati, con una grafica un po' di tipo
molto novecentesco, diciamo, ecco, da prima metà del Novecento. Ecco, quindi la spiegazione è stata data da Francesco. Molto esauriente. Grazie per avermi spiegato la copertina. La delfina curiosa di Cieti. Allora, un attimo, volevo sì. salutare il dottor Alberico Martino che ci scrive: viva il vicepresidente. Ah, perché okay. lui, sì, lui è vicepresidente. Quindi auto rivendica la sua posizione di vicepresidente. Quindi buonasera al dottor Alberico Martino. Buonasera. Allora, buonasera. Antonello, spiegaci un po' perché la scomparsa della musica. Spiegaci un po' il libro, che cosa, cosa racconta. Sì. Allora, la prima cosa che io volevo dire, ovviamente, è spiegare brevemente il perché del titolo, che è un titolo forte, provocatorio, però che è, dal mio punto di vista, dal punto di vista di noi che l'abbiamo scritto, è una provocazione costruttiva, che parte da questo punto di vista. Noi oggi viviamo in un mondo in cui la musica è letteralmente ovunque. Entriamo in un taxi, in un ristorante, in un centro commerciale, c'è sempre questo sottofondo, no? Che ci accompagna. La prima provocazione, diciamo, è questa: se un fenomeno creativo è ovunque, è come se non fosse da nessuna parte, anche perché un fenomeno artistico creativo abbia realmente un senso, ha bisogno di un ricevente, in questo caso un ascoltatore, che abbia un atteggiamento attivo nei confronti di quello che ascolta, di quello che riceve. Ed è evidente altrettanto che se noi siamo bombardati continuamente da queste input di natura sonora, perdiamo questo senso attivo e siamo totalmente passivi. Quasi come un negativo negativo che diventa positivo, giusto? Esattamente, esattamente. Cioè, questo è un esperimento che possiamo fare tutti quotidianamente. Cioè, se siamo immersi in qualcosa 24 ore su 24, perdiamo la concentrazione e perdiamo il nostro senso attivo. Ecco, questa è la provocazione di partenza. Da aggiungere il fatto che dal nostro punto di vista la musica scompare anche quando smette di incarnare un qualche fenomeno che può essere legato all'aspetto generazionale, a un aspetto politico, culturale, di avanguardia artistica. E tutto questo si sta perdendo, e quindi abbiamo tanta musica quantitativamente, ma che, bella, brutta, ben fatta o mal fatta che sia, mi sembra personalmente più come un orpello, un soprammobile, e non qualcosa che invece realmente abbia un significato profondo. Da qui l'esigenza di scrivere questo libro. Perfetto. È molto effettivamente profondo questo discorso. Allora, Antonello, noi riandiamo ancora in musica con le tue proposte. Che cosa ci propone appunto adesso? Allora, ora ascoltiamo un brano storico degli anni 70 che si ricollega perfettamente a quello che dicevo, perché è un brano degli Area, Gioia e Rivoluzione, che rappresenta un momento preciso della nostra storia, del nostro paese, quello della contestazione negli anni 70, i movimenti di piazza, i movimenti anche controculturali, e tutto questo è in questo brano, in questa canzone, che tra le tante cose dice anche una frase che è rimasta un po' nella storia, che è: il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia ciò che penso della vita. Ecco, è proprio un manifesto di quel periodo storico, di quella gioventù. Ascoltiamo Aria, Gioia e Rivoluzione. Sai sognare.